Di nuovo in onda, allora do il benvenuto perché lo vedo seduto a Strasburgo accanto a Gualtieri, a Fabio Massimo Castaldo del Movimento 5 Stelle, al quale bisogna fare i complimenti questi trasversali perché è stato eletto vicepresidente del Parlamento europeo ieri e quindi questa cosa molto festeggiata ovviamente giustamente dal punto di vista di Beppe Grillo anche con, sul blog. Allora le volevo chiedere intanto Castaldo, questa maggioranza che è riuscito ad avere, come l'ha avuta, come l'ha ottenuta, come ha convinto? Buongiorno e grazie di vero cuore. È stata una maggioranza, a mio avviso, molto trasversale. Io ho fatto una campagna estremamente trasparente, estremamente pulita, incontrando tanti colleghi e ribadendo due concetti fondamentali. Il primo era il rispetto di un principio, il metodo D'Hondt, quindi il pluralismo all'interno di questa istituzione, il Parlamento europeo, che è l'unica democraticamente eletta e direttamente eletta dai cittadini, ribadendo che non era ragionevole, non era giusto continuare a violare questo principio di partecipazione pluralistica in un organo di garanzia come quello della Presidenza del Parlamento europeo. Il secondo invece punto forte della mia campagna è stato mettere sul piatto i 3 anni e mezzo di duro lavoro serio, concreto, estremamente pieno di passione e di impegno mio e di tutta la delegazione europea del Movimento 5 Stelle. Sono molto contento che questo messaggio sia stato apprezzato. Diciamo che una buona parte, una gran parte dei miei colleghi al Parlamento europeo ha voluto guardare con questo voto fortemente al futuro. Ma Gualtieri l'ha votato lei? Questo lo bisogna chiederlo a Roberto Gualtieri. Lo chiedo a Gualtieri che sorride. Il voto è segreto, come è noto nella lista di voto dei socialisti c'era il candidato dell'ALDE. Tuttavia devo dire che Fabio Massimo ha avuto un riconoscimento meritato perché è un parlamentare molto stimato e quindi grazie. È comprensibile che i colleghi abbiano pensato che la violazione del D'Hondt, perché questo posto spettava a loro, e quindi l'idea di dire non lo diamo a loro ma perché lo diamo all'ALDE che già ce n'aveva uno, perché bisogna fare il fronte verso le forze antieuropeiste e populiste. Questo messaggio sarebbe passato magari con altre persone o con un candidato di Le Pen, ma chiaramente di fronte a una persona che vota con noi quasi tutte, cioè se si vedono le liste di voto su molte, quasi tutte le cose principali, non tutte, non ti voglio mettere in alto, ma insomma, ci sono i dati, ecco, quindi, e quindi era complicato per molti colleghi dire ma io perché devo violare il D'Hondt per una persona che comunque è una persona stimata, che ha posizioni diciamo non particolarmente controverse su temi e che per una posizione è anche progressista, ecco, l'ho detto io così, tu no. Quindi questo per dare una Castaldo. Spiegazione, quindi le letture diciamo anche qui in chiave politica italiana secondo me un po' lasciano il tempo che trovano, quindi è un riconoscimento a una persona di qualità che ha fatto una buona campagna e è stato apprezzato. È una persona molto corretta cosa, e educata Castaldo. Vabbè, cosa che... mi sembra c'è un coro di elogi per Castaldo. Castaldo, senta, io però naturalmente, visto lei è il vicepresidente del Parlamento europeo, per noi sono molto interessanti il suo commento e la sua opinione, per esempio dal punto, noi siamo partiti dalle parole di Katainen, molto critiche nei confronti dell'Italia, il governo non dice la verità sui conti pubblici e oggi Guttgeld ha risposto, Katainen cambi i toni e guardi alla Finlandia, anche se i dati che riporta Guttgeld sono stati un po' poi rimessi a punto, però... Volevo chiedere a lei che ne pensa di queste parole, di questo atteggiamento, se lo coglie anche lei, di diffidenza e anche di paura perché che il Movimento 5 Stelle possa andare al governo e quindi essere parte di un'instabilità. Ma guardi, sinceramente io penso che più delle parole... Quello che conta nella vita sono veramente i fatti e penso che i numeri di ieri abbiano fatto chiaramente capire quanto per una larga parte del Parlamento europeo noi siamo un'opportunità per il nostro Paese e non siamo di certo una minaccia, al contrario, perché vedono
nel nostro impegno tante istanze di rinnovamento. Faccio un esempio su tutti, anche il tema della protezione dei whistleblower è stata una battaglia fortemente da noi sostenuta a livello nazionale, cioè il disegno di legge della mia collega Francesca Businarolo che è stato votato proprio ieri alla Camera dei Deputati. Vabbè. Io sono stato relatore per un'opinione del Parlamento Europeo su questo e queste battaglie sono state assolutamente colte. Ma a lei sono piaciute le parole la nostra di Catania, il nostro impegno su tanti temi. A lei sono piaciute le parole del vicepresidente Catania? Premesso che ovviamente io sono sempre fortemente offeso per un certo atteggiamento di superiorità di alcuni paesi del nord Europa che non si giustifica sempre e comunque e soprattutto non credo che nessuno qui possa permettersi di puntare sempre il dito in modo quasi moralizzatore rispetto agli altri. È chiaro però che alcuni dati debbono essere letti. L'Italia sì starà anche crescendo ma è pur sempre purtroppo tra i fanalini di coda di questa crescita attualmente tra i paesi dell'Eurozona e bisogna anche sottolineare in tutto questo che ci ritroviamo comunque in un sistema che è drogato dalle forti iniezioni di liquidità della BCE che non potranno durare per sempre, almeno queste sono le parole di Mario Draghi e queste sono le parole della posizione ufficiale della Commissione Europea. Il nostro paese purtroppo ancora è molto lontano dall'uscire dalla crisi che continua ad affliggerci e quando un paese ha delle sacche di disoccupazione giovanile come quelle che ha l'Italia in tante regioni del centro-sud, è un paese purtroppo che sta escludendo dal proprio futuro una larghissima parte di quei giovani che invece dovrebbero contribuire a costruirlo. Ecco, io penso che questi dati debbano ancora allarmarci perché c'è tantissimo da fare e senta, purtroppo su questo non posso Maio... in alcun modo sposare i toni trionfalistici del governo Gentiloni. La ricetta del Movimento 5 Stelle è quella che ha detto Di Maio nell'intervista oggi Repubblica a Annalisa Cuzzocrea, meno tasse sulle imprese, più deficit per l'economia, uno shock alla Trump, questo modello americano, è così? Ma allora, innanzitutto io penso che il tema della tassazione sia sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo una delle tassazioni più elevate nell'Unione Europea e questo ovviamente sta fortemente penalizzando la competitività delle nostre imprese, specialmente quelle medie e piccole, perché sappiamo molto bene quanto le grandi siano molto inclini a sfruttare il dumping fiscale che attualmente esiste all'interno dell'Eurozona e dei paesi dell'Unione più in generale e quindi a mettere le sedi dove più gli è opportuno. Questo è qualcosa che noi combattiamo ferocemente sin da quando siamo entrati all'interno del Parlamento europeo. Per quanto riguarda invece gli investimenti pubblici a sostegno e a stimolo dell'economia, penso che non sia un mistero per nessuno che il nostro approccio sia sempre stato fortemente keynesiano. Noi riteniamo che la prima principale occupazione e la prima principale preoccupazione di uno Stato debba essere puntare alla prima occupazione. Quindi, francamente, il mio collega Luigi Di Maio non ha detto niente di nuovo sorprendente. Va bene, vedevo Francesco Cancellato che sorrideva da Milano mi pare più Reagan che Keynes questa ricetta. Come Cancellato? No, sorrido, ma dico una cosa bella. Non credo, sinceramente. Che è molto bello vedere una discussione come quella che c'è. Che c'è adesso a Bruxelles, vedere un rappresentante del PD e uno dei 5 Stelle che riescono a discutere di merito sulle questioni senza accuse, senza non riconoscersi in un altro come avversari. Mi piacerebbe vederla anche a Roma, una cosa di questo tipo. E questo è diciamo merito che di Cassato. La politica europea. Che le volevo chiedere. E se anche a lei chiedono tutti, come hanno chiesto a Di Maio in America, ma insomma siete populisti, glielo chiedono in Europa a lei? Ma certo che lo chiedono, ma io dico sempre, ma che cosa vuol dire populismo? Perché con questo grande cappello si mettono insieme tantissime esperienze che sono spesso accomunate da un'unica sola cosa, cioè essere contro i gruppi o le posizioni considerate mainstream, quindi considerate principali, quelle diciamo delle compagini storiche. Io dico sempre che populista è oggi chi propone ricette lontane
lontane da quello che è la reale necessità invece delle nostre popolazioni. Noi abbiamo sempre parlato di temi concreti, l'abbiamo dimostrato al Parlamento europeo di no, e siamo invece convinti... Devo purtroppo interrompere, mi dispiace che ci ha potuto raggiungere... No, io rispondo che bisogna prima mettersi d'accordo su che cosa voglia dire. Io invece noi siamo dalla parte del popolo... Se ci stanno provando in tanti, Castaldo, ma non ci riescono a definire il populismo.